Bella ragazzi, qui con Gigi Spagnoli qui su un nuovo video di Intel. Sì, lo sto caricando e lo sto facendo troppo tardi perché ero in live su Twitch. Sì, perché su Twitch porto l'Inter, quando posso porto l'Inter in live e dopo la partita dell'Inter gioco un po' FIFA con voi fino a mezzanotte. Infatti ho finito la live con la chat ancora. Quindi se vedete su Twitch sono sempre in live. Che dirvi? Un Inter che primo tempo schifo, secondo tempo si è svegliata, ha fatto il gol, però non è bastato, i cambi sono partiti bene, poi quel cambio lì, Martinez per João Mario. Oh, Spalletti, devi fare sempre la cazzata, la devi sempre fare, però dai, ha fatto una prima cazzata. Un punto quasi d'oro, Milan che pareggia. Quindi Milan con pum 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 non riesce a vincere col Parma. Quindi noi non è che scappiamo tanto, perché la Roma abbiamo fatto noi. Il Milan ha pareggiato. Il Milan Lazio avanti. Quindi Lazio si avvicina a pari quasi per i punti con la Lat, col Milan. Quindi noi siamo dietro con Milan, Lazio e Roma. Bisogna stare attenti perché il campionato non è finito. C'è tanto tempo. La Juve ha vinto scudetto. Quindi la Juve può fare il turno contro l'Inter. E quindi l'Inter potrebbe vincere contro la Juve. Soltanto perché l'Inter, la Juve ha già vinto scudetto, perché sennò questa Juve non si impegnava. E boh, vediamo, facciamo poi l'altra partita, che se non mi ricordo quale sarà. Scrivetemi sotto i commenti qual è la prima dell'Inter, anche se tra poco, quando il video sarà finito, lo saprò già, però se volete fare quelli che ah, io già lo sapevo, scrivetelo pure e io vi risponderò con scritto lo sapevo. E niente ragazzi, che dire, un Inter che poteva giocare meglio, è un Inter che poteva vincere forse, però dai, il campionato è aperto per il terzo posto e per il quarto posto, per scudetto è già finito, quindi complimenti a Juve che è campione d'Italia, solo quello avete vinto, solo quello avete vinto, con CR7, complimenti. E niente, da Jackie's Player al prossimo video, bella ragazzi, ciao ciao. Forza Inter, sempre, anche se siamo terzi.